Marco Ferrando del Partito Comunista dei Lavoratori, qual è la vostra posizione sul caso Ilva? Beh, intanto piena solidarietà con la lotta dei lavoratori, cioè, che stanno subendo un'aggressione obiettivamente infame. Il nuovo acquirente vorrebbe fare carne di porco dei diritti più elementari e per di più sbattere fuori dalla fabbrica qui a Genova 600 lavoratori, migliaia di lavoratori complessivamente. Ci vuole una risposta di lotta tanto dura come duro è l'attacco del padronato. La scelta di occupare la fabbrica è una scelta assolutamente importante, noi speriamo si estenda agli stabilimenti di Taranto e speriamo si estenda anche alle lotte di tante centinaia di aziende oggi colpite da processi di ristrutturazioni, esuberi, licenziamenti. Bisogna ricomporre l'unità del mondo del lavoro. Tra l'altro qui a Genova la lettera della nuova proprietà di Ilva straccia, fa carta straccia dell'accordo di programma del 2005. Assolutamente, come peraltro in tante aziende. Ogni passaggio di proprietà è un fiume di sangue per i lavoratori, questo accade ovunque, peraltro non solo in Italia, ma oggi in Italia in termini drammatici. Per quello che noi poniamo la questione della nazionalizzazione delle aziende, cioè se le aziende licenziano i lavoratori hanno il diritto di rivendicare il licenziamento dei loro padroni. Lo Stato dice che è garante del lavoro, si assuma la responsabilità di riacquisire l'azienda e garantire il lavoro, ponendo l'azienda sotto il controllo dei lavoratori. La parola d'ordine della nazionalizzazione, naturalmente senza indennizzo per i grandi azionisti e sotto il controllo operaio, è una rivendicazione che in Europa, ma anche in America Latina, penso all'Argentina, coinvolge migliaia di lavoratori. Non si vede perché non possa fare il suo ingresso anche nel dibattito e nell'orientamento del movimento sindacale italiano.